Se io dico pace, tu cosa pensi? Salam aleikum, che vuol dire pace in arabo. Questo ce lo dici perché viene da viaggi che hai fatto, da parole che hai ascoltato? Perché io abito in Libano, perché studio arabo e perché cerco di capire questa cultura, perché la racconto con le mie fotografie, racconto questa area del mondo con le mie fotografie, quindi sono interessato a capire, magari un giorno anche a parlare con tutti. Ci racconti di più e qualche cosa di più di quello che già sappiamo su questo progetto che porti anche qui in mostra con WeWork? Allora, questa mostra è un assemblaggio di diversi elementi. C'è una parte che abbiamo fatto per WeWorld e quindi che documenta le loro attività. E poi sia io che Diego abbiamo integrato delle immagini che vengono dai nostri progetti personali. E il mio progetto personale riguarda un'area di Beirut in cui vivono diverse persone che vengono da diversi luoghi diversi del Medio Oriente. Quindi ci sono armeni, ci sono siriani, ci sono palestinesi e durante gli anni e purtroppo durante tutte le guerre che ci sono state nel Medio Oriente piano piano si sono mischiati in questo luogo e quindi racconto anche un po' quello che sta succedendo adesso con la grandissima immigrazione di siriani che c'è in Libano, come vivono e come interagiscono. Ecco, per scattare una foto, come immagino, come per realizzare un'intervista, bisogna creare anche un'empatia, immagino, con i soggetti o con le situazioni. Tu come fai di fronte a realtà che sono parecchio complesse, come stai dicendo, e hanno una storia spesso conflittuale? Beh, penso che bisogna avere, come dici, empatia con le persone, cercare di capire le situazioni. Ovviamente noi come fotografi certe volte siamo un po' intrusivi, siamo un po'... dobbiamo tirare fuori la macchina e fare le foto, però è importante rispettare le persone ed è importante capire quello che sta succedendo e farlo con umanità e raccontare le storie. Ecco, l'ultima domanda, Lorenzo, stai collezionando premi sostanzialmente, hai vinto dei prestigiosi riconoscimenti oltre a farti ovviamente i complimenti, ma qual è il valore aggiunto oltre al fatto di poter dire che hai avuto un riconoscimento molto forte dal punto di vista anche di quello che ti può dare in più come forza, come potere di far passare anche determinate tematiche? Sicuramente per esempio il premio Pulitzer mi è stato dato in relazione a un lavoro che ho fatto in Yemen, quindi è molto importante che questo premio porti visibilità a quello che sta succedendo in questo paese. Personalmente spero di continuare a fare questo bellissimo lavoro del fotografo e di raccontare le storie delle persone e forse questo premio mi dà la possibilità, diciamo, di scegliere un po' più accuratamente le storie che voglio raccontare.